Tredicesima stagionale al Dei Marsi, Avezzano galvanizzato dal successo storico in trasferta sul Campobasso. Sul cammino biancoverde il San Nicolò di Luca Campanile, reduce dalla mini striscia positiva, ma ancora con entrambi i piedi in zona play-out. Giampaolo senza Chicco Fanti, sulla lavagna tattica, torna la difesa a 3, centrocampo a 4 con Pellecchi e Deramo larghi e per la prima volta insieme in attacco dal primo minuto Cerone, Branicchi e Dos Santos. Il primo squillo all'undicesimo è di Cerone, imbeccata al limite, botta dalla distanza, palla alta sopra la traversa. Risponde il San Nicolò tre minuti dopo con questo rasoterra al millimetro, applausi per l'intervento di Lombardi a chiudere l'angolo. Partita tutto tranne che elettrizzante, l'Avezzano prende in mano le redini del gioco ma non riesce a pungere dalla tre quarti in avanti, allora spesso la soluzione è quella da fuori. Per un'azione degna di nota dobbiamo volare al 37esimo quando Dos Santos si libera dalla pressione, da posizione defilata incrocia di precisione col mancino, provvidenziale Goria a distendersi e mettere sul fondo. Al 41esimo calcio di punizione Avezzano, battuta sul secondo palo, sbardella a fare da torre, Gori ad anticipare l'intervento di Branicchi e sarà l'ultima nota del primo tempo, squadre alle loro riflessioni in vista dei secondi 45 minuti. Il quarto d'ora porta consiglio a Giampaolo e alla ripresa l'Avezzano torna al 4-4-2, fuori Piotr Branicchi acciaccato, dentro un terzino Morgan Besana. Questo è il modulo che ha rigenerato la stagione biancoverde, allora ecco la prova. Secondo minuto Besana al primo a fondo, Pennella col conto a giri per Dos Santos che stacca in area e infila dove Gori non può arrivare. Ancora tre minuti e Pellecchia buca ancora la corsia destra, traversone respinto con la mano da un avversario. Dopo qualche secondo di riflessione il direttore di gara indica il dischetto. Cerone dagli 11 metri, mezzo scavetto centrale, portiere spiazzato e 2-0 Avezzano. Reazione San Nicolò al nono di Benedetto Di Forza, a contrasto con Sbardella e Lombardi sul rimpallo a mettere una pezza. Campanile corre ai ripari, doppio cambio all'undicesimo, fuori Marra e Chiacchiarelli, dentro Monaco e Moretti. E allora voliamo al 22esimo, calcio di punizione ospite, da posizione invitante Di Benedetto si lascia tentare, in sacca nell'angolino dove Lombardi stavolta non riesce ad intervenire. 2-1, passivo accorciato. Al 24esimo scena simile sul fronte opposto del campo, punizione casalinga che Gori non trattiene. E sulla respinta incredibilmente Mena non riesce a ribadire in rete. E allora a metterla dentro ci pensa il bomber brasiliano due minuti più tardi. Taglio in profondità e dalla sua posizione il mancino al veleno che mette KO le speranze di rimonta avversarie. Il capolavoro tattico però si materializza al minuto 30. Persia recupera palla a centrocampo, guarda in mezzo e serve Cerone. Il numero 10 per Pellecchia che taglia sulla destra ancora per Persia. Crossa al bacio per Dos Santos che schiaccia in rete e di diritto porta a casa il pallone. San Nicolò duro a morire al 34esimo, Giampaolo spaventa il pubblico del Dei Marsi, passerella per Dos Santos a 5 dalla fine, in campo Marco Acatullo. 3 minuti di recupero, c'è tempo per il secondo giallo di giornata a Persia che lascia la squadra in 10 nel finale e guadagna lo spogliatoio a 2 minuti dal fischio del direttore di gara. E dulcis in fundo per l'Avezzano il 5-1 che strappa la manita. Pollino carico a 1000 riceve in fase di ripartenza, punta l'area e infila Gori lasciando al Dei Marsi la festa della vittoria. Il San Nicolò interrompe il buon momento e cade di fronte ad una delle formazioni più in forma di questa fase di campionato. Avezzano al nono risultato utile consecutivo, domato per un tempo e venuto fuori prepotentemente nella ripresa. 5 gol che valgono 3 punti e la zona playoff dietro solo a Matelica, Vispesaro e Vastese. Mister, probabilmente questa partita l'ha vinta nell'intervallo, quando ha cambiato modulo, siete rientrati in campo, 45 minuti straordinari. È vero, sì, il primo tempo abbiamo sofferto perché ho provato una squadra con il 3-4-1-2, dato che Fanti era infortunato, per cui volevo giocare lì davanti con tre giocatori forti, Cerone, Bramichi e Dos Santos, però mi sono accorto che eravamo poco equilibrati, per cui non siamo ancora pronti per fare questo tipo di gioco e il secondo tempo ci siamo rimessi il nostro classico modulo 4-4-2, alzando più gli esterni Pellecchi e Deramo che il primo tempo facevano un lavoro di fatica e secondo tempo abbiamo fatto 5 gol che sono tanti e abbiamo fatto una grande prestazione. Secondo tempo di qualità ma anche tanta quantità, e allora questo è anche sintomo della condizione straordinaria fisica della squadra. Sì, hai detto bene, la squadra sta bene fisicamente, acquista sempre più consapevolezza dei propri mezzi. Lo sta dimostrando, 9 vittorie, 9 risultati utili consecutivi non è facile effettivamente.
per cui sembra che adesso sia una cosa di routine, invece non lo è. I ragazzi dimostrano grande professionalità, perché stare lì sempre sul pezzo e sfoderare sempre queste prestazioni è sinonimo di un grande gruppo. Uniche due stecche di giornata, l'espulsione di Persia nel finale e poi abbiamo visto a fine partita Branicki zoppicare leggermente. Sì, Branicki ha avuto un risentimento lì sull'adduttore, se non sbaglio, per cui l'ho dovuto sostituire, anche se lui ha fatto la sua parte, ci mancherebbe. La cosa che è l'unica nota stonata è forse l'espulsione di Persia, che effettivamente sta facendo un grandissimo campionato, però sono convinto che chi lo sostituirà farà altrettanto bene. Ma secondo me abbiamo fatto un primo tempo ottimo, secondo me, ma non tanto perché l'Avezzano fosse messo male in campo, ma perché noi l'avevamo affrontato con un atteggiamento, un piglio di una squadra che non deve rischiare niente e deve essere pronta nelle ripartenze. Secondo tempo invece siamo entrati in campo presuntuosi, abbiamo cercato di voler giocare palla in situazioni, in zone di campo dove non ci possiamo permettere di sbagliare. Su due errori nostri abbiamo preso gol e poi la partita si è messa in discesa per l'Avezzano, che ha comunque qualità sicuramente superiore alla nostra. Noi se siamo bravi a riconoscere i nostri limiti, secondo me possiamo far bene. Quando invece siamo un po' presuntuosi rischiamo di fare queste figuracce. Come si inquadra questa sconfitta sul piano del gioco e della testa dopo due successi importanti, due vittorie consecutive maturate fino alla vigilia di questa partita? Mi auguro che questa batosta sia salutare per la squadra, per me stesso, perché ci fa ritornare con i piedi per terra. Probabilmente pensavamo di aver risolto tutti i problemi, quando invece, quando si affrontano squadre di questo calibro, ci vuole ben altro per riuscire a portare a casa i punti. Mi auguro che comunque le nostre partite sono scontri diretti già domenica prossima in casa e sono quelle che non dobbiamo fallire.